assessore, i ragazzi hanno colto anche questa occasione perché evidentemente molto colpiti da quello che è successo adesso a Genova, per richiamare l'attenzione appunto sugli eventi dell'alluvione. Volevo chiederle come investire sui giovani, cosa significa anche investire sui giovani in questo senso, cioè sulla loro coscienza civile, sulla loro voglia di partecipare, come coinvolgerli di più. I giovani hanno sete di conoscenza e se sono messi in condizione di essere curiosi lo sono. E analogamente l'abbiamo visto con i ragazzi che sono andati ad aiutare quelli che erano nel fango, appena c'è una possibilità si mettono in gioco e hanno energie e una disponibilità straordinaria. In questo momento io credo che ci sia un compito delle scuole e delle realtà dove i ragazzi stanno, perché abbiamo bisogno di esorcizzare l'evento, abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo bisogno di esprimere le nostre paure, le nostre ansie, la nostra emotività, ma abbiamo anche bisogno di studiare la complessità di quello che è avvenuto. In alcuni territori la cementificazione ha determinato la tragedia, in altri l'abbandono dell'entroterra e quindi non il cemento ma il fatto che si è lasciata la campagna. E noi abbiamo bisogno sotto questo profilo di dare informazioni, di prendere consapevolezza che l'alluvione è sul nostro territorio, il pericolo è presente e abbiamo bisogno di indirizzare la voglia di fare sia in ambito di volontariato, perché organizzando i ragazzi si potrebbe tenere ad esempio pulito il fiume, e di orientare anche forse qualche nuova impresa per dare lavoro e al contempo conservare il territorio. C'è un moltissimo lavoro da fare, un dato è fondamentale. I ragazzi e i giovani di questa nostra regione ci sono presenti e sono disponibili. La sfida è con le istituzioni, ma non solo, gli adulti, perché questa volontà e questa energia non sia persa e diventi invece strumento per il bene di tutti.